Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 28 dicembre 1917. Continuando il mio solito stato e stando un poco sofferente, pensavo tra me: come sarà che non mi è dato di trovare riposo né notte né giorno? Anzi, quanto più debole e sofferente, tanto più la mia mente è destra ed impossibilitata a prendere riposo. Ed il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, tu non ne sai la ragione, ed io la so. Ed ora te la dico a te. La mia umanità non ebbe riposo e nel mio stesso sonno io non ebbi tregua, ma intensamente lavoravo, e questo perché dovendo dar vita a tutti ed a tutto e rifare in me tutto, mi conveniva lavorare senza smettere un istante. E chi deve dar vita deve essere un continuo moto e un atto non interrotto, sicché io stavo in continuo atto di far uscire da me vite di creature e di riceverle. Se io avessi voluto riposare, quante vite non uscirebbero? Quante, non avendo il mio atto continuo, non svilupperebbero e resterebbero appassite? Quante non entrerebbero in me, mancando l'atto di vita di chi solo può dar vita? Ora, figlia mia, volendoti insieme con me nel mio volere, voglio il tuo atto continuo, sicché la tua mente desta è atto, il mormorio della tua preghiera è atto, i movimenti delle tue mani, i palpiti del tuo cuore, il muovere del tuo sguardo sono atti. Saranno piccoli, ma che importa? Purché c'è il moto, il germe, io li unisco ai miei e li faccio grandi e do loro virtù di produrre vite. Anche i miei atti non furono tutti apparentemente grandi, specie quando io piccino gemevo, succhiavo il latte della mia mamma, mi trastullavo col baciarla, carezzarla, intrecciare le mie manine alle sue. Più grandetto coglievo i fiori, prendevo l'acqua ed altro. Questi erano tutti atti piccoli, ma erano uniti nel mio volere, nella mia divinità, e ciò bastava. Ed erano tanto grandi da poter creare milioni e miliardi di vite. Sicché mentre gemevo, dai miei gemiti uscivano vite di creature. Succhiavo, baciavo, accarezzavo, ma erano vite che uscivano. Nelle mie dita intrecciate con le mani della mamma scorrevano le anime,
e mentre coglievo i fiori e prendevo l'acqua, erano anime che uscivano dal palpito del mio increato cuore ed anime che entravano. Il mio moto fu continuo. Ecco la ragione della tua veglia. Quando vedo il tuo moto, i tuoi atti nel mio volere, ed ora si mettono al mio fianco, ora mi scorrono nelle mie mani, ora nella mia voce, nella mia mente, nel mio cuore, io ne faccio moto di tutti. Ed a ciascuno do vita nel mio volere, dando loro la virtù dei miei atti, e li faccio correre a salvezza e a bene di tutti. 30 dicembre 1917. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere afflitto e si lamentava di tanti che gli rubano gli affetti e i cuori delle creature, mettendosi al suo posto nelle anime. Io gli ho detto: amore mio, è tanto brutto questo vizio che ti affligge tanto? E lui: figlia mia, non solo è brutto, ma bruttissimo. È capovolgere l'ordine del creatore e mettersi loro sopra e me sotto e dirmi: anch'io sono buono ad essere Dio. Che diresti tu se uno rubasse 1 milione ad un altro e lo rendesse povero ed infelice? Ed io: o dovrebbe restituire o meriterebbe la condanna. E Gesù: eppure quando mi si rubano gli affetti, i cuori, è più che rubarmi 1 milione. Perché i primi sono cose materiali basse, i secondi sono spirituali ed alte. Quelli volendo si possono restituire, questi non mai, sicché sono furti irrimediabili e incancellabili. E se il fuoco del purgatorio purificherà queste anime, mai potrà restituire e riempire il vuoto di un solo affetto che mi hanno tolto. Eppure non se ne fa conto, anzi certuni pare che li vanno vendendo questi affetti. E da loro sono contenti quando trovano chi li compra per fare acquisto degli affetti altrui senza farsi nessuno scrupolo. Si fanno scrupolo se rubano alle creature. Si ruba a me e non si dà nessun pensiero. Ah, figlia mia, io ho dato tutto alle creature. Ho detto: prendi ciò che vuoi per te e per me lasciami solo il tuo cuore. Eppure mi si nega. E non solo mi si nega, ma rubano gli affetti altrui. E questo non è solo dalle persone secolari, ma da persone sacre e da anime pie. Oh, quanti mali fanno per certe direzioni troppo dolci, per certe condiscendenze non necessarie, per troppo sentire usando modi attraenti. Invece di far bene, è un labirinto che formano intorno alle anime. E quando sono costretto ad entrare in quei cuori, vorrei fuggire vedendo che gli affetti non sono miei, il cuore non è mio. E questo da chi? Da chi dovrebbe riordinare le anime in me? Anzi, lui ha preso il mio posto ed io sento tale nausea che non posso accomodarmi a stare in quei cuori, ma sono costretto a stare fino a che gli accidenti si consumano. Che strage di anime! Queste sono le vere piaghe della mia Chiesa. Ecco perciò tanti ministri strappati dalle chiese, e per quante preghiere mi si fanno, io non do ascolto e per loro non ci sono grazie, anzi, rispondo loro col grido dolente del mio cuore. Ladri, avanti, uscite dal mio santuario, perché non posso più sopportarvi. Io sono rimasta spaventata e ho detto: placatevi, o Gesù, rimirateci in voi come frutto del tuo sangue, delle tue piaghe cambierete i flagelli in grazie. E lui ha soggiunto: le cose andranno avanti, umilierò l'uomo fino alla polvere e vari incidenti improvvisi ed imprevisti continueranno a succedere per confondere maggiormente l'uomo, e dove crede di trovare uno scampo troverà un laccio, e dove una vittoria una sconfitta, e dove luce tenebre, sicché lui stesso dirà: sono cieco e non so più che fare, e la spada devastatrice continuerà a devastare fino a che tutto sarà purificato. Questi due brani sono molto istruttivi, sono molto importanti, molto. Il secondo soprattutto inviterà tutti, ecco, ad una profonda revisione degli affetti e dei sentimenti del proprio cuore. Ecco, perché un caposaldo della vita nella Divina Volontà, che vale per tutti, evidentemente, come dire, senza assolutamente impedire l'esercizio ordinato, ecco, degli affetti buoni e leciti, cioè, ecco,
mettiamo subito le mani avanti perché non ci siano fraintendimenti. Gesù non sta dicendo che un marito non deve amare la moglie, o una madre non deve amare un figlio, o niente di questo genere, no? O un fratello non deve amare la sorella, o un amico non deve amare un'amica, insomma, eccetera. Assolutamente no. Gesù parla della affettività quando questa diventa idolatria e quando essa diventa, come dire, laccio, ecco, nel cuore di qualcuno, e che tende quindi a convogliare tutte le energie affettive sulla creatura in luogo del creatore. Vedremo che questo è un problema grande. C'è un'ora della passione, adesso non ricordo quale, ma ricordo bene l'espressione, in cui Gesù dice questa parola, molto illuminante, e chiama in causa, come abbiamo sentito nel secondo capitolo, particolarmente le persone ministri e le anime pie. Quindi non soltanto le persone mondane e secolari. Gesù in quest'ora della passione dice che non soltanto non dobbiamo attaccarci alle creature, ma dobbiamo vigilare che le creature non si attacchino a noi. Ecco, qui si vede come la vita nella divina volontà, quando vuole essere vissuta in maniera seria, comporta una profonda introspezione, salutare introspezione, volta a conoscere veramente, come si legge nella Sacra Scrittura, già nell'Antico Testamento, dove sta il nostro cuore. Perché questa è una cosa fondamentale. Il primo comandamento dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Quindi cosa significa? Significa che tutto ciò che non è Dio non può avere l'affetto di tutto il nostro cuore, non può stare al primo posto. Può stare al proprio posto, non al primo posto. Perché al primo posto deve esserci l'amore di Dio, l'amore affettivo nei confronti dell'Altissimo, con tutto il tuo cuore. Gesù nel Vangelo avrebbe detto ulteriormente: dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. E questo è una analisi introspettiva indispensabile per vivere nella divina volontà. E se si dovessero trovare cose che non funzionano, ecco, errare humanum est, ma perseverare diabolicum. Quindi ci sia da soffrire o non ci sia da soffrire, ci siano da cambiare abitudini pregresse e anche da far rimanere male qualcuno, non fa niente, ma è necessario intervenire. Perché Gesù, vedremo adesso quando scendiamo un attimo nel dettaglio, è tassativo e categorico ed è anche molto forte, insomma, nell'ammonire circa le conseguenze nefaste a cui si va incontro quando si è leggeri e non attenti su questa materia. Allora, il primo capitolo, cominciando da esso, è una, di nuovo, esemplificazione dettagliata della potenza degli atti fatti nella divina volontà. L'occasione è questa, che Luisa non riesce a trovare a prendere sonno, ecco. Non trova riposo né notte né giorno. E dice: ma come mai? Come sarà possibile questa cosa? Gesù gli stava facendo vivere un'esperienza del tutto singolare, che è quella che lui divinamente viveva sulla terra. Gesù ci dice che sulla terra, perfino nel riposo, lavorava, diciamo così. Certo, lavorava non nel senso che faceva il falegname mentre dormiva, come se fosse una sorta di divino sonnambulo, no? Non dice questo, ma c'era una ininterrotta attività interiore di unione, di fusione, di moltiplicazione degli atti nella divina volontà, perché questi atti, come Gesù spiega, sono vite di creature che escono da lui, vite di creature
che si sviluppano grazie a Lui, vite di creature che non appassiscono grazie a Lui, che crescono grazie a Lui, che si santificano grazie a Lui. Ecco, questa operazione in Gesù era ininterrotta. Continua. Ecco, allora cosa dice Gesù? Quando stai in veglia vuol dire che ti sto facendo partecipare un po' della mia operazione divina ininterrotta. Luisa ha cominciato a vivere veramente nella divina volontà e quindi anche tutti gli atti, per quanto piccoli suoi, sono simili a quelli che compiva Gesù. E Gesù volontariamente fa esempi di piccoli atti, specialmente di quelli proprio della sua, non solo infanzia, ma proprio età neonatale. Ecco. Gemevo, succhiavo il latte della mia mamma, mi trasullavo col baciarla, carezzarla, intrecciare le mie mani nelle sue. Questi sono gesti di un neonato. Chiaramente quel neonato è il figlio di Dio fatto uomo, e Gesù dice, erano atti piccoli, ma uniti al mio volere, nella mia divinità, erano tanto grandi da poter creare milioni e miliardi di vite. Gesù dice questa cosa non semplicemente perché noi possiamo, come dire, stupirci, meravigliarci, ringraziare Gesù e comprendere qualche cosa di importante, no? Cioè che nella divina volontà un atto, per quanto piccolo e insignificante, è, essendo un atto divino, ha una potenza infinita. Ecco. Ma perché possiamo evidentemente poi passare all'applicazione a noi. Perché Gesù poi lo fa con Luisa. Quando era un pochino più grande coglieva i fiori, sicuramente per portarli alla Madonna, questi gesti graziosi di un fanciullo, e gli portava l'acqua. Sicuramente diventando grandicello dobbiamo immaginare Gesù che faceva qualche servizietto, come si chiama nel linguaggio comune, a sua madre, figuriamoci se non li faceva, no? Sì, allora a quei tempi non c'era il rubinetto dell'acqua dentro casa, l'acqua si andava a prendere fuori, alla fonte o al pozzo, insomma, per chi si andava con le brocche, insomma, le brocche sono pesanti, quindi Gesù, che per risparmiare una fatica a sua madre, che era la Madonna, però anche per la Madonna, insomma, una brocca piena d'acqua pesava 10-15 kg, adesso non lo so, 5 kg, a seconda di quanto fosse grande, e Gesù, da buon ometto, gli risparmiava questa fatica. Quindi ecco perché dobbiamo imparare a comprendere la grandezza degli atti veramente comuni, no? Cioè una casalinga, oggi tanto vituperate queste povere casalinghe, che se qualche donna sente, diciamo, la vocazione ad essere mamma e casalinga, deve quasi vergognarsi, perché viene considerata, come dire, una donna a metà, una donna non realizzata, tutte queste cose, tutte queste sciocchezze qui. E perché non è produttiva, perché non si può, ecco, realizzare, eccetera, eccetera. Ma queste sono modalità di pensare evidentemente mondane, no? Questo non significa dire che se c'è necessità o se c'è, insomma, opportunità, ci sia qualcosa di male che una donna lavori, insomma, no? Però, ecco, il fatto che non ci sia niente di male nel fare un qualcosa non vuol dire che non ci, che sia male o addirittura disdicevole fare altro, no? Ecco, quindi oggi non sempre si hanno chiari un po' questi concetti, ma una donna, ripeto, di casa, che fa il letto, spazza per terra, carica la lavastoviglie, carica la lavatrice, stende i panni, che ne so, cos'altro può fare, no? Riordina la casa, spolvera, apparecchia, sparecchia, cucina. Se fa tutte quante queste cose nella divina volontà, Gesù gli dice, sta attento che ci stanno vite che escono, mondi che si creano, creature che ricevono grazie, eccetera, eccetera. Questo è, cioè, questo Gesù lo dice chiarissimamente. E sta a noi poi prendere atto di questo e crederci o non crederci, e quindi viverle o non viverle. E Gesù fa subito lui l'applicazione, il mio moto fu continuo, e quando vedo il tuo moto, i tuoi atti nel mio volere, si mettono al mio fianco, mi scorrono nelle mani, nella mia voce, nella mia mente, nel mio cuore, ne faccio moto di tutti e a ciascuno do vita nel mio volere, dando loro la virtù dei miei atti.
e li faccio scorrere a salvezza e bene di tutti. Quindi nella divina volontà non conta tanto quello che facciamo, ma conta come lo facciamo. E ricordiamo sempre che queste sono cose che non hanno nessuna appariscenza esteriore e non hanno, tra l'altro, nessuna coscienza interiore. Noi non sappiamo, non abbiamo idea di quello che succede con un nostro atto fatto nella divina volontà e non ne abbiamo nessun riverbero a livello sensibile. È soltanto un... si arriva, diciamo così, alla potenza di questi atti solo nell'orizzonte della fede. E vediamo ora, aspetto un pochino più delicato, le lamentele di Gesù per coloro che gli rubano gli affetti e i cuori delle creature. E ripeto, qui parla in particolare persone sacre e anime pie. Religiose, religiosi, sacerdoti, anime devote. Allora, è chiaro che questo discorso dal contesto sembra essere riservato principalmente alle persone, a me, io ho questa impressione, sia guardando il testo sia anche dall'esperienza di vita, alle persone non sposate. Perché quando è presente, comunque sono presenti comunque degli affetti forti, oggettivamente forti e ordinati, c'è il sacramento del matrimonio, ci sono comunque i figli che sono una realtà, per carità, sacra e naturalmente sacra, e come dire, c'è meno possibilità che si ingenerino queste dinamiche un po' particolari. È evidente che anche in questi casi possono essere dei problemi, perché un figlio si può idolatrare, così come il marito o la moglie, quando diventano l'unicum. Il discorso sull'idolatria è molto molto semplice, perché se siamo sinceri, cioè l'idolatria è ciò che noi abbiamo un idolo quando quella cosa viene prima e davanti a tutto e a tutti, e coinvolge tutte quante le nostre energie affettive, mentali. Cioè, come faccio a sapere che una persona... ci penso sempre, non è che ho dei legami affettivi abnormi, d'accordo? Tali che non mi fanno avere il nome della ragione, no? Un figlio, per esempio, va educato, un attaccamento idolatrico, disordinato a un figlio che non fa dire mai di no, perché se poi il figlio piange, per me è una tragedia, è una cosa che va piano piano rivista. Perché è un disordine, nessuno dice che bisogna malmenare o usare violenza ai figli, ma i figli vanno educati. Educare vuol dire saper dire di no quando c'è da dire di no, saper correggere, ecco. Dare anche delle salutari correzioni, no? Dei piccoli atti correttivi, no? Ecco. Hai risposto male a mamma. Diciamo che oggi il computer lo spegniamo e lo riaccendiamo domani, insomma, questa non è una cosa che distrugga la personalità di un bambino, ma è una piccola, se necessario, insomma, correzione che può essere utile o salutare, no? Ecco. Però qui si parla soprattutto delle dinamiche delle persone sole, perché il problema è questo qui: il cuore dell'uomo non può stare senza amore e senza amare. Per cui sono due le cose: o tu hai la tua vita affettiva da persona single, compresi preti, religiosi, suore, consacrati, consacrate, laici o laiche che stanno nel mondo e che o non si sono potuti sposare o non si sono voluti sposare. Allora, o tu hai polarizzato i tuoi affetti in Dio, oppure ce l'hai in qualche creatura, sicuro. Perché il cuore dell'uomo non ci sa stare senza queste cose qui, perché noi veniamo da Dio, Dio è amore, quindi noi siamo, come dire, immagine e somiglianza di Dio, per cui la vita della Santissima Trinità è vita, se vogliamo, di amore completamente donato e amore completamente ricevuto, perché ciascuno dei tre, secondo il nostro modo di pensare, è, oltre che amare infinitamente, si sente infinitamente amato. Questo proviamo a balbettare, insomma, questa cosa che, a quanto possiamo conoscere, sembra essere così. Quindi
Un essere umano deve sentirsi amato da qualcuno e deve avere un centro, un punto di sfogo, di convergenza dei suoi affetti. Che succede? Che se il centro non è il Signore, si instaurano tutta quanta una serie di dinamiche balorde, chiamiamole così, si potrebbe dire anche perverse, ma non perverse nel senso, perché il termine perverso fa pensare subito a una cosa brutta di una certa specie, non necessariamente funziona così. Cioè, qui Gesù non sta parlando di peccati impuri o di brutte relazioni che si possano determinare extramatrimoniali, no. Qui sta parlando di legami affettivi, che sono micidiali, sono. E Gesù dice che di questo ne soffre lui, perché l'affetto e il cuore dell'uomo è riservato a lui. Ha detto: prendi ciò che vuoi per te, per me lasciami solo il tuo cuore. E se è vero che è compito di ogni singola creatura riversare il proprio affetto al Signore, è vero che è anche compito di ciascuna creatura astenersi dal diventare un punto di convergenza degli affetti altrui. E quando di questo ci si dovesse accorgere, occorre prendere provvedimenti, anche nei confronti della persona direttamente interessata. Su questo dobbiamo fare tutti l'esame di coscienza, perché se uno fa bene l'esame di coscienza, senza volersi difendere, perché il problema è questo qui, quando ci sono queste cose, immediatamente partono tutti quanti i meccanismi di autogiustificazione, che sono meccanismi di difesa. Ah, ma non c'è niente di male. Ah, no, ma io sono legato a questa persona perché è una persona santa. Ah, no, ma io sono legato a questa persona perché mi aiuta nelle vie di Dio, eccetera, eccetera. Cosa che in parte può anche essere vero. Però c'è modo e modo. Quindi ci sono forme e forme. Quando c'è un problema di questo genere, se la persona è aperta alla divina volontà, se ne accorge e come? E una volta che se ne è accorto, deve prendere provvedimenti, sia per quanto riguarda se stesso, sia per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento di altri in questi meccanismi di di cooptazione, ecco, di polarizzazione degli affetti altrui. Rubano gli affetti altrui, dice Gesù. Quanti mali fanno per certe direzioni troppo dolci? Purtroppo è notorio, queste sono cose che la direzione spirituale va fatta in un certo modo, ecco, perché è una sede dove possono certamente ingenerarsi legami affettivi. E purtroppo, questa è storia purtroppo della Chiesa, a volte anche qualcosa di peggio. Ecco, per cui lì, quando il sacerdote si accorge di una cosa di questo genere, non deve avere nessun timore, come dire, a porre in essere degli atti di serio distacco, senza violare certamente la carità e il rispetto della persona e le norme della buona educazione, ma se uno vuole può tranquillamente mandare dei chiarissimi messaggi, e vengono chiarissimamente recepiti, circa il tipo particolare di rapporto che si instaura. Cioè, il rapporto con un sacerdote è un rapporto sacerdotale. Il sacerdote non è colui con cui mi sfogo, colui a cui racconto gli affari miei, come dire, per condividerli. No, questo lo faccio con un amico, e lo faccio soprattutto con Gesù, devo imparare a farlo, perché è a lui che devo raccontare gli affari miei, è con lui che devo sfogarmi, non principalmente con il sacerdote. Il sacerdote mi ci confesso. La confessione non è raccontarsi tutti gli affari propri, ma è dire i peccati di cui si è coscienti in maniera sobria, veloce, se possibile, e chiara e schietta. La direzione spirituale a cosa serve? Fare il discernimento vocazionale? Bene, ci occupiamo di questo. Vuoi degli aiuti nel processo di santificazione? Bene, ci occupiamo di questo. Quindi bisogna fare attenzione a queste cose, perché la natura umana è fatta così. Se non c'è una soglia di vigilanza alta, c'è il pericolo, ecco, che lo stesso ministro di Dio prenda il posto di Gesù.
anche senza che questo comporti nulla, d'accordo, a livello di purezza, di impurità, di cose di questo genere, assolutamente. È semplicemente un problema di affettivo. Affettivo. E Gesù dice, sì, ma come? Queste sono le piaghe della mia chiesa. No, ma come sono le piaghe della mia chiesa? Ma qui non mica stiamo parlando di, come dire, di brutti peccati di cui adesso la cronaca ci riempie, no? Questi mica sono pedofili, mica sono persone con la doppia vita, che hanno le donne o che vanno a letto con qualcuno. No, non sono questi. Ma basta essere un, come dire, un polarizzatore di affetti altrui per sentirsi dire queste parole da parte di Gesù. Cioè, insomma, se si fanno preghiere non do ascolto, per loro non ci sono grazie. Ovviamente fino a quando non si convertono, no? È chiaro, insomma, ci sono andate sentenze definitive. Ladri, uscite dal mio santuario perché non posso più sopportarvi. Sono parole terrificanti, sono veramente che lasciano di stucco, presumibilmente volutamente un po' forti, e le ha usate Gesù perché questa cosa generalmente è cosa che passa senza farci particolare attenzione, ma è cosa a cui fare attenzione, perché come abbiamo visto tantissime volte nelle meditazioni sulla Divina Volontà, il problema affettivo, cioè di dove sta realmente il nostro cuore, è un problema primario per poter vivere nella Divina Volontà. Insomma, non riesco a fare tanti atti nella Divina Volontà. Bene, questo dipende da una debolezza strutturale della nostra natura umana, e di questo non occorre preoccuparsi più di tanto, perché ci possiamo fare niente. Occorre avere pazienza e piano piano aumentare gli atti, quindi a familiarizzarsi, eccetera. Però bisogna anche chiedersi, ma non è che faccio pochi atti perché c'è qualche creatura a cui sto pensando dalla mattina alla sera e che questa, diciamo, questo pensiero coinvolga i miei affetti e chiaramente distoglie i miei affetti da Gesù, e quindi è chiaro che io non faccio gli atti perché ci sto a pensare a lui, sto a pensare a qualcos'altro. Questo ce lo dobbiamo chiedere, questo qui è. Questo ce lo dobbiamo chiedere con calma, come tutte le cose, quindi non si tratta di fare tragedie, queste sono luci che arrivano, per cui se c'è qualche cosa da rettificare non bisogna fare la fine del mondo, non bisogna disperarsi o spararsi, niente di tutto questo, bisogna semplicemente, sinceramente analizzarsi, e se c'è qualche problema metterci mano, chiedere l'aiuto alla grazia e sistemarlo, perché sono cose che si sistemano tranquillamente. L'importante è essere illuminati e lasciarsi illuminare dalla luce del Signore. Il centro del nostro cuore devono essere Gesù e Maria. Il cuore è il loro trono. Tutto ciò che non è loro può stare dentro il nostro cuore al proprio posto. Nei cuori che hanno scelto di non avere un affetto forte umano, come uno sposo una sposa o un figlio una figlia, è chiaro che questo discorso va amplificato e radicalizzato all'ennesima potenza. Bene, Santa Vergine Maria, ecco, i capitoli interiori che si sono aperti nella meditazione di questa mattina richiedono, ecco, una grande umiltà e un grande spirito di introspezione e una grande disponibilità, ecco, a lasciarsi mettere un pochino in crisi anche dalla parola di Gesù, che abbiamo visto, a prescindere dagli scritti di Luisa, è chiaramente fondata nella Sacra Scrittura. Dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Ti ho condotto nel deserto per farti sapere ciò che c'era nel tuo cuore.
se avresti servito Dio oppure no. Ecco, questo è un passaggio fondamentale per la nostra vita nella Divina Volontà. Ti chiediamo di prenderci per mano delicatamente, portarci nel nostro cuore e aiutarci a vedere bene cosa c'è. Se è tutto a posto, ne ringraziamo il Signore. Se è qualcosa da mettere in ordine, col tuo aiuto, aiutaci a metterci mano. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.